Ragazzoli miei, io sono Nevermind, benvenuti in questo nuovo video su Elden Ring. Oggi vi mostro come ottenere lo spadone del mastino. Quest'arma colossale richiede 30 punti in forza e 10 in destrezza per essere utilizzata. Inizialmente il suo scaling è di E in destrezza e C in forza. Oltre a rientrare nella categoria di armi colossali potenziate nei danni, nella velocità e in altri aspetti nell'ultimo aggiornamento, la 1.04, questo spadone riesce, se potenziato al massimo, con affinità pesante, a scalare addirittura S in forza. Per chi conoscesse poco questo aspetto dei giochi From, appunto lo scaling delle armi, il grado S è il più alto ottenibile ed è veramente molto difficile trovare all'interno di Elden Ring, ma in generale anche negli altri giochi From Software, un armamento che lo possiede. Lo spadone del mastino, per via di questa sua caratteristica, unita al buff della categoria di armi di cui fa parte nella patch 1.04, risulta particolarmente efficace su una build forza e su tutte le sue varianti, quindi forza fede, forza arcano, eccetera eccetera. Vi ricordo sempre, ragazzuoli, che se questo video vi dovesse servire e vi fosse piaciuto, ovviamente a fine visione, di lasciare un like e un commento qui in basso per supportarmi e farmi sapere la vostra opinione, e prendete anche in considerazione l'iscrizione a questo canale per altri contenuti di questo tipo. Andiamo a vedere adesso dove si ottiene questo spadone del mastino. Rispetto alla sua controparte, il classico spadone che si può ottenere facilmente a Selid, questo qui è un pochino più complicato e richiede un po' di fortuna. Partiamo dal fatto che questo spadone è quello che utilizza questo tipo di nemico in particolare all'interno di Elden Ring, e scommetto che molti di voi, proprio come me, detestano affrontarlo. Quindi, per ottimizzare il farming e ottenerlo con più facilità e non impazzire nel tentativo di prenderlo, soprattutto per non farci venire il sangue amaro, c'è una zona di farming abbastanza buona in cui ottenerlo. La zona in cui andremo a farmarlo è la tomba del conquistatore dei giganti. Per raggiungere però questo particolare dungeon dovrete fare questo percorso. Arrivati a questa fonte, il consiglio che posso darvi prima di proseguire sul cammino è di settare il personaggio, se potete, sui danni fisici, quindi portatevi una build che faccia tanto male a livello di danno di questo tipo e non puntate su elementi, status o altro. L'unica cosa che dovete mettervi è magari qualche arma contundente come le varie mazze, martelli eccetera, perché il mostro che stiamo per uccidere è immune a qualsiasi effetto e status e subisce solamente i danni fisici. Non è il mostro da farmare più facile, ragazzuoli, me ne rendo conto, però comunque secondo me per lo spadone che droppa vale la pena. Allora, il percorso che dobbiamo fare è questo qui. Dalla fonte scendiamo a sinistra, superiamo il monaco rosso e ci lanciamo da questa finestra. Troveremo davanti a noi appunto il gatto di pietra immobilizzato insieme a qualche altro nemico piccolino. Questi mostri oscurati hanno bisogno di essere portati su questa fonte di luce per essere uccisi. Una volta che avrete ucciso i mostriciattoli più piccoli, per attivare il mostro vi basterà passarci davanti. Lui vi seguirà sulla fonte luminosa, appena la toccherà si bloccherà per qualche secondo ed è lì che dovete ammazzarlo il più velocemente possibile. Se siete poi fortunati, vi dropperà il suo spadone. Per ripetere vi basterà tornare alla fonte e fare lo stesso identico percorso. Come vi dicevo prima, se siete fortunati e trovate questo tipo di mostro anche in altri dungeon, potreste anche dropparlo prima, però io mi trovo abbastanza bene a fare questo percorso che è molto vicino alla fonte, ci stanno solamente due nemici di mezzo e lui si staggerà praticamente quando tocca la luce, quindi avete anche inizialmente un piccolo vantaggio. Lo spadone del mastino, essendo poi un'arma standard, è molto flessibile e risulta molto utile su tante tipologie di build. Potete metterci sanguinamento, congelamento, veleno, potete metterci l'affinità pesante che gli dà lo scaling S per renderlo un pochino più utile sulle build forza, e di base rispetto al suo fratellino che si prende a Selid, a parte qualche cambiamento al moveset, le differenze stanno anche nei vari scaling a seconda delle affinità. Comunque a schermo vi mostro tutte le tabelle. Io spero che questo video, come al solito, vi sia stato utile. Fatemi sapere se state provando quest'arma o state provando, diciamo, le build forza in generale in quest'ultimo periodo. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a passare sui vari social, il gruppo Telegram, Discord, anche il canale Twitch. Ci troviamo tra l'altro questa sera alle 8:30, alle 20:30 per continuare la live di Elden Ring. Io ero Nevermind e vi ringrazio per l'ascolto, al prossimo video. Ciao ciao!